qui con noi Andrea e Michael. Siete pronti per rispondere alle domande? Certo. Però prima di tutto devo chiedervi a che squadra ti fate. Milan. E abbiamo due milanisti. Vediamo se siete preparati. Gattuso, la persona giusta al posto giusto, anche se il suo curriculum d'allenatore non è dei migliori. Vero. Ha fatto allenato a Pisa, poi la primavera, io l'alleno a Milan, ho allenato altre squadre, non lo so. Sono della stessa campionata? Secondo me ancora un po' troppo poca esperienza per allenare il Milan, però... Cosa ne pensi di Fassone e Mirabelle? Che gli interisti che vengono a, cioè, organizzare tutte le cose del mercato del Milan non mi piace, però hanno rivoluzionato la rosa, quindi hanno fatto del bene, diciamo. Invece te? Sì. Partiamo bene, ma andiamo avanti. Come si spiega l'annata negativa di Bonucci? Diciamo che ha giocato ad alti livelli, e, cioè, giocando nella Juve, ha giocato in Europa e tutto, e secondo me ora giocando nel Milan si sta un po' rilassando, quindi è ovvio questa sua forma fisica. Sì. Stessa idea, aveva intorno una squadra molto più forte che il Milan, quindi cambiamo argomento. Milan Crotone domani, come finirà e chi segna? Allora, 2-0 Milan, gol di Buonaventura e Kalinic. 2-1 Milan, doppietta di Suso. Magari il portiere. E non si sa mai. Non mi ricordo neanche il giocatore. Non fa niente, passiamo avanti. Ultima domanda. Ci sono voci di un interessamento del Milan per Rafinha e Walcott. Andrea Silva andrebbe in prestito, cosa ne pensi? Beh, dato che ci sono molti giocatori in attacco del Milan, Andrea Silva sta giocando poco, quindi in prestito gli farebbe bene. Però Rafinha e Walcott io ne prenderei uno che sarà sicuramente molto meglio. Per te? Le ossa Andrea Silva e Walcott sarebbe molto meglio. Grazie a voi, un bel inno così mi convitate dal Milan. Forza Milan e schifo di Milan storia di Grazie. Grazie.